Con tanto di stacchetto che mi ha colto impreparato, grazie della linea Francesca. Apriamo il nostro angolo del cittadino all'interno del giovedì di Tada. Un argomento che affrontiamo con Romolo Donnini, che è il fondatore della Craft, ben trovato, che interessa in effetti a moltissimi cittadini, più o meno, diciamo così, tutti quelli che in auto si trovano a percorrere la 1 da Bologna verso nord, mettiamola Esatto, così. esatto. La Craft, Sì. azienda che si occupava di, diciamo così, lo dico male, elaborare le letture fotografiche del territorio per poi la stesura delle carte geografiche. In realtà però noi siamo qui per parlare di altro, cioè del Tutor, lo strumento che rileva la velocità media appunto sulle Sì. autostrade Anche sulle strade. e anche sulle strade. Perché? Perché c'è una battaglia legale che va avanti da anni, che è finita su tutti i giornali nazionali, che vede appunto la Craft, l'azienda che l'ha fondato, contrapposta alla società delle autostrade. Voi rivendicate di essere gli inventori del Tutor, quelli che l'hanno brevettato, e dite che le autostrade l'avrebbero ripreso, avrebbero ripreso questa idea, questo vostro brevetto. Ma come e quando inizia questa vicenda? E come e quando nasce il suo Tutor? Allora, nel 1999, di novembre, io in realtà quest'idea l'ho avuta qualche mese prima, novembre brevetto quest'idea e vado subito dopo a presentarla ad Autostrade e a Polizia Quindi Stradale. sono quasi 20 anni, in E sono effetti. Sì. vent'anni, più o meno, po pochi mesi, 20 anni. E che succede? Lei lo presenta Lo e la risposta presento qual è? sperando in una collaborazione perché ovviamente ci volevano, era un impegno portarlo avanti, insomma, svilupparlo, ingegnerizzarlo. Gli lasciai anche una copia del brevetto e non ho saputo più niente, non seppi più niente poi per 3 anni circa, se non quando nel 2004, mi pare, viene fuori su tutta la stampa, televisioni, eccetera, La nascita del che Tutor, l'arrivo del Autostrade e Tutor. Polizia Stradale aveva inventato e brevettato un sistema di controllo della velocità media, che guarda caso, da quelle poche descrizioni che c'erano e che dicevano in televisione, rispecchiava proprio il brevetto che le avevo lasciato a suo tempo. La sua decisione a questo punto qual è Al stata? che chiesi chiarimenti alla società Autostrade, mi invitarono poi alla sede centrale a Roma per parlarne. Nell'occasione mi diedero una copia della loro domanda di brevetto che praticamente sovrapponeva in toto il mio con un'unica differenza che era un sensore che dava il consenso alla telecamera di acquisire l'immagine. Oh, e quindi lei a quel punto cosa decise di fare? Niente, cercai ovviamente sapendo chi Chi avevo sarei dovuto davanti, diceva andare, chi c'avevo giustamente. davanti, cercai una transazione. E ci fu uno scambio di incontri, ci furono vari incontri, Non è stato e trovato poi loro a un l'accordo. certo punto mi chiesero di formulargli una richiesta, io sentii degli esperti perché non ero in grado di valutarla, gli chiedemmo 1,5 milioni all'epoca e loro mi offrirono 150 mila euro che nemmeno Ah, coprivano le al di là dei spese. numeri, sì, ovviamente questa poi era la sua valutazione, diciamo, No, ma l'accordo non è questo è stato agli atti, trovato. sicché insomma L'accordo non è stato non è trovato, a stato quel trovato. punto A quel lei. punto loro, il 23 dicembre del 2005, iniziano con questa attività, quindi iniziano a fare le multe anche, e io E lei a interviene febbraio del 2006 le con un faccio ricorso. causa, per contraffazione. Da qui parte una lunghissima battaglia legale. Su questo noi abbiamo chiesto all'avvocato che l'ha seguita. Ok? Sentiamo. Bene. Avvocato Vigoriti, a che punto siamo con questa vicenda che si trascina da 20 anni? Dopo una serie di successi che abbiamo avuto nei tribunali di Firenze e di Roma, fino alla Cassazione, nel 2018 c'è stata un'altra importante pronuncia della Corte d'Appello di Roma che ha detto che Kraft era vittima di contraffazione, vuol dire che l'Autostrada per l'Italia aveva copiato il sistema Tutor. Autostrada per l'Italia ha deciso di impugnare ancora in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Roma e
è avuto, e la Cassazione l'ha detto, effettivamente ha ragione, va rifatta. Quindi in realtà siamo dopo 5 processi di più pieni di avventure processuali complicatissime, siamo al punto in cui dovremo affrontare un nuovo giudizio contro ASPI, gigantesca in confronto a Kraft, che è una piccola azienda toscana, fiorentina. Fino adesso le cose, i giudici ci hanno dato ragione, quindi spero che il prossimo episodio si risolva di nuovo a favore nostro. Ho detto che ovviamente da parte nostra c'è, come dire, totale disponibilità a sentire anche la controparte, in questo caso per accogliere, anzi volentieri. Se vuole anche un confronto diretto. Beh, quello ancor meglio, noi, come dire, ci facciamo assolutamente terreno neutrale in questo senso per ospitare entrambe le voci, però rapidamente c'è una verità che è emersa incontestabile in questi 5 processi che l'avvocato citava? Beh, la verità, che è la più importante, è che il brevetto è valido. Ed è una sentenza di Cassazione del 2015, dichiara la validità del mio brevetto e ormai è passato in giudicato perché è trascorso più di un anno. Perfetto, e questa è gli atti. E questa è la verità. Bene, ci fermiamo qui nella seconda parte e poi riprendiamo il discorso. Riapriamo il nostro angolo del cittadino e torniamo a parlare del contenzioso infinito ventennale che vede opposte nelle aule dei tribunali l'azienda fiorentina Kraft, fondata dal nostro ospite Romolo Donnini, e la società delle autostrade, contenzioso sulla paternità del Tutor, strumento celeberrimo che insomma tutti conoscono. Una battaglia che non è finita. No. Per analizzare anche quelli che saranno i prossimi passi, oltre a parlarne con lei, ci sentiamo anche prima di riprendere nella nostra discussione un'altra parte dell'intervista che abbiamo realizzato con uno dei legali che la sta aiutando in questa lunga lotta. Sentiamo. Loro non solo sono Golia e noi siamo Davide, ma noi siamo Davide da piccini, prima di andare alle elementari, capito? È tale e tanta la sproporzione, per cui effettivamente occorre fidarsi dell'onestà e della serietà dei giudici che fino adesso sono stati ineccepibili. I tempi non sono un'incognita, sono di anni. Che è bene che gli italiani sappiano che non sono davvero 3 i gradi di giudizio, ma come in questo caso si moltiplicano. Può spiegare questo passaggio? Dopo il tribunale si può andare in corte d'appello, dopo in corte d'appello si va in Cassazione. Se la Cassazione dice rinvio, cioè in altre parole vai da un'altra corte d'appello o dalla stessa corte d'appello e fatti fare i conti, va bene? E fatti fare i conti, quei conti fatti dalla corte d'appello in seconda battuta, eccetera, sono comunque impugnabili in Cassazione. Cioè in altre parole, con un po' di soldi e un po' di abilità, 15 anni, anche 20, sono sicuri. Davide contro Golia, dice l'avvocato, la piccola Kraft contro il colosso autostrade, si sente davvero così? Ma in realtà mi sento molto peggio di Davide, perché Davide c'aveva la sua fionda, c'aveva un bel sasso dentro, c'aveva un solo gigante davanti con una testa nella quale gli pianta una bella fiondata e finisce il discorso. Ovviamente non utilizzava ci mancherebbe questo tipo di io ho soltanto i miei grandissimi avvocati, appunto il professor Vigoriti e l'avvocato Donato Nitti, con i quali combatto questo gigante che non ha una sola testa, ma purtroppo c'ha una miriade di teste. Quindi ho solo quest'arma qui per combattere. È evidente come quell'immagine che l'ha evocato, come dire, sia anche figlia della frustrazione, della rabbia che emerge per un cittadino imprenditore che per 20 anni appunto è costretto a spostarsi da un'ala di tribunale all'altra per vedere riconosciute quelle che legittimamente ritiene per se stesso essere le proprie ragioni. Ma che significano 20 anni di battaglia legale per chi ha un'azienda, per un'impresa? Significano tutto, guardi, significano sia la parte morale, sia la parte finanziaria, sia la parte familiare, cioè c'è una miriade di cose che
che vanno tutto a ramengo, diciamo. Poi il lavoro stesso, perché non ha più la testa, la deve tenere solo su quell'argomento lì. Però volevo fare un'altra precisazione. Questo sistema dichiarato da Autostrade e Polizia Stradale ha prodotto negli anni miliardi di euro nelle casse dello Stato, ripeto miliardi, non milioni, perché magari dice si è sbagliato. Che fa le multe. Bene, circa 180 milioni l'anno, e in più ha fatto risparmiare 300 vite umane all'anno e decine, qualche migliaio, diciamo, di incidenti ogni anno minori. Mm-hmm. Allora la domanda che mi faccio a volte è: ma perché una volta che la Corte di rinvio ha stabilito che c'è contraffazione, questa grandissima società ha deciso di continuare con povero Cristo questa battaglia, spengendo il tutor e quindi facendo mancare gli introiti allo Stato per circa 200 milioni, oltre questo strumento di sicurezza, di tutela, ovviamente, certo. Di sicurezza. Dice, sì, poi dice ora la Cassazione ha ribaltato, sì, ho capito, però l'avete tenuto un anno e mezzo spento con tutte le conseguenze, magari, insomma, del caso. Chi chiama, come dire, spingere sull'acceleratore si è sentito, esatto, più libero di farlo. Senta, che succede d'ora in avanti? Quali sono in avanti ora? I miei due avvocati stanno riassumendo il processo in corte d'appello, ci sarà la riassunzione, e non è vero quello che hanno dichiarato su tutti i media nazionali, che la guerra è finita. La guerra non è affatto finita, andremo avanti con le nostre possibilità, ovviamente. Senta, c'è una contestazione, diciamo così, che le è stata fatta, che le ha dato più fastidio di altre, non so, un argomento che è stato usato contro di lei, che magari l'ha toccata. Sì, sì, ce n'è uno in particolare che ha usato più volte l'avvocato di Autostrade, il quale ha continuato a dichiarare che questo sistema, siccome la formula della velocità media spazio diviso tempo è stata inventata, da circa 4 secoli, la Kraft non ha inventato niente. Beh, vorrei rispondere a questo, e che questo non c'entra assolutamente niente. Io ho usato per questo brevetto, per questo sistema, tutta una serie di accessori noti, ben noti sul mercato. È la combinazione di questi mezzi. Chi produce braccioli di utilizzare... L'opera di un musicista, perché le note sono già state inventate, non si può tutelare? Lo stesso vale per un bel romanzo, non si può tutelare perché c'è, tutte le parole sono un vocabolario. Cioè, è ridicola questa affermazione. Se vuole fare un confronto diretto, li chiami, ecco, pure. Esatto, nel ribadire che appunto noi siamo pronti ovviamente a sentire tutte le voci in causa. Ecco, sì, sì. E anche a mettervi, come dire, magari insieme su questo divano per mm-hmm, tornarne, certo, a parlare. Io la ringrazio e le auguro ovviamente bocca al lupo per i suoi passi futuri. Grazie per essere stato con noi.